Senti qua, gioco con questo che è meglio, va. Dai, è qui, sono pronto! Ciao a tutti ragazzi, qua per vostra sfortuna Jax Murri e benvenuti finalmente dopo un sacco di tempo che avevo la One a casa al primissimo gameplay su Xbox One. Sono eccitato, no vabbè, a parte le cazzate, finalmente posso proporvi un gameplay su Xbox One perché, appunto, ieri avete visto che finalmente mi è arrivato il Game Capture HD2. Comodissimo, cazzo, veramente comodissimo. Per questo io lo preferisco 100.000 volte ai vari PVR, eccetera, eccetera, perché è veramente comodo non dover attaccare al PC. Comunque ragazzi, oggi cosa vedremo sostanzialmente? Questa è la mia macchina, è da poco che gioco a Forza e quindi diciamo che ancora non è che sono chissà quale esperto. Io spero sia andato tutto bene, stia registrando tutto, perché sennò faccio una figura di merda assurda. Vediamo anche per curiosità. Ok, sì. Sì, sta registrando perfettamente tutto, quindi andremo a vedere oggi circa due gare dovremmo vedere. Intanto vi voglio fare vedere una... così, questa qui di Praga, una che ho già fatto giusto per potervi proporre un gameplay veramente, diciamo, decente, perché io con i giochi di macchine, come avete visto, non è che sia una cima. Però devo dire che Forza mi sta piacendo veramente tanto. Intanto, che se ne dica, sembra una frase fatta, ragazzi, la dicono tutti, ma la next gen si vede semplicemente dal fatto che finalmente questa l'output della One è in 1080p, quindi sul mio televisore il 1080p effettivamente non sgrana un cazzo. E poi comunque anche si vede, diciamo, dai giochi di luce, da tutte queste cose, è un insieme di cose che fanno la next gen. L'unica cosa che non mi piace di One sono i caricamenti, che sono veramente troppo lunghi. Adesso non so se siano un problema solamente di Forza, perché Forza appunto è solo per One, non è anche per PS4. Comunque vi faccio vedere quali sono i miei aiuti alla guida. Come potete vedere, la traiettoria ideale la metto solo in frenata. Poi l'ABS l'ho attivato, perché sennò slittano sempre queste ruote del cazzo. Cioè che mi slittano sempre. Il cambio automatico e i danni superficiali. I danni superficiali non li volevo mettere, all'inizio non li mettevo. Solamente che non mettendo i danni superficiali, così dovrebbe essere meglio. È veramente impossibile, ragazzi. Cioè andate il minimo urto, minchia, sta macchina si distrugge, che cazzo. Comunque, di solito visuale utilizzo o questa o appunto questa. Però questa qui mi sa che è più... Oh, c'è uno che mi ha colpito la macchina. Ragazzi, che cazzo è che c'è il Legolas F90? Ok, aspetta un attimo. Ok ragazzi, per tutta la durata del gameplay Murri sarà convinto che Lego gli ha partecipato alla partita e dunque di stare giocando contro di esso, non rendendosi conto fino alla fine che quello era solamente il fantasma di Lego. Però non diciamoglielo, dai, guardate che bimbo felice che è. Lasciamoglielo credere almeno in questo video. Ma che cazzo? Ma è frocio? Ma com'è che c'è Lego la F90? O mi ha generato la partita? No, faccia... Allora, ma ditemi voi, mi ha generato la partita? Brutto pezzo di me... No, guardare, mi fa fare una figura di merda. Stronzo maledetto. Vabbè, non ti preoccupare, Lego del merda. Ti prendo. Tranquillo. No, dai, che faccia di merda. Ora mi fa fare una figura del cazzo assurda. Stronzo, vabbè. Che stronzo. Non l'avrei mai pensato che mi avrebbe joinato la partita. Oh. Ma che cioè, io ho detto, vabbè, faccio qua la partita. Va che se ti batto, ti giuro che puoi chiudere il canale, Lego. Io te lo dico. Cioè, se ti batto, non lo so. Cioè, tu hai pure la patente nella real life. Se io ti batto su Forza, sei veramente da rinchiudere. Attenzione, vorrei prendere la Jedi Lego! Minchia, questa diventa un tu per tu. Questa diventa un tu per tu. Vai, che ci prendo la scia. Vai, che io ho preso la scia. Vai, suca, Lego. Suca, che ti prendo. Suca, vai, sorpasso di Murri, suca. Vai, Lego, vai, Murri, che cazzo dico, vai, Lego. Vai. Guarda, Lego, non te l'aspettavi, eh? Non te l'aspettavi, pensavi fosse una pippa. Ma Praga, minchia, l'avrò giocata 5 volte, Lego, che sei. E tra l'altro, se...
Se praticamente... No, no, no. Se va a vincere l'ego, vi giuro che mi strappo le palle a morsi. Cioè, essere battuto da Lego è veramente la cosa peggiore del mondo. Tra l'altro, no, povero Lego. Minchia, mi ha aiutato a bomba in sti giorni proprio per questo... porca puttana. Vai, vai, mamma mia! Mamma mia, che curve! Lego, vai, imita queste! Suca proprio! Cioè, ti stai facendo battere da un pischello! Tu hai la patente da 3 anni, ti stai facendo battere da Murri che manco ha la patente. Alego, mando vai, mando vai. No, è serissima sta cosa. Io onestamente non sapevo potesse lui joinarmi la partita senza... senza appunto senza il mio preavviso. Ora io poi mi accerterò che appunto sia stato... Cioè sia lui proprio che mi ha... giocato la partita, perché io non vorrei fare la figura di merda. L'hai già fatta. Che in realtà quello sia il fantasma di Lego. Nel senso, lui ha giocato a forza e dunque il suo fantasma appunto mi è apparso in partita. Perché dovete sapere che su Forza 5 i vostri avversari non sono più dei semplici bot del computer con l'intelligenza artificiale, ma sono dei veri e propri giocatori. Qua stavo slittando della bella. Infatti, se vedete, minchia, già con le BS mi slittano le ruote in una maniera assurda. Cioè, figuriamoci senza, cazzo. Comunque sta andando veramente a bestia. Cioè, sono primo e Lego, tipo, penso sia ultimo. Ecco, io penso che sia, cioè, solo per questo, ragazzi, lasciate un mi piace assurdo. Cioè, Lego, ritirati. Cioè, tra l'altro ha fatto anche lui dei video che io reputavo fighi su forza, ma dopo questa sconfitta Lego mi cade un mito, devo dirtelo. Cioè, vai un po', rivedi un po' il tuo stile di guida, perché, figlio mio, non sei molto competitivo e Murri sta lasciando uno stacco assurdo. Tra l'altro eravamo a pari merito perché avevo la mia stessa macchina. E quindi penso che dopo sta partita partirà un suka allucinante. che ci sta. Oddio, oddio, non perdere la... Ok, non devo far figure di merda ora, ragazzi, perché... Ok, ok, mi sta recuperando qualcuno. C'ho qualcuno attaccato al culo. Il bello di questo gioco, io diciamo che non ho mai giocato a giochi di guida. L'ultimo gioco di guida che ho giocato era Need for Speed. Che tra l'altro non mi ricordo neanche quale capitolo. Cioè, per farvi capire quanto mi interessa i giochi di guida. Però con questo Forza mi sono davvero davvero ricreduto. Perché non lo so, mi piace davvero un sacco. Cioè, è veramente figo, non so che farci. Quindi appunto sì, niente, sostanzialmente. No, però ragazzi, comunque mi sa che è il fantasma di Lego. Perché se io adesso andassi a mettere pausa, mi sa che lui si pauserebbe. Minchia, mi sta venendo un trip mentale assurdo. Dovrò scoprire questo arcano motivo. Comunque, comunque sia, lui ha giocato prima di me sta mappa. Quindi io ho battuto Lego in entrambi i casi. Quindi niente, sì, ecco, come potete vedere ho sbattuto in una maniera assurda contro il muro. Fosse stato con i danni della macchina, si sarebbe distrutto tutto lo sterzo. La prima cosa che si sminchia in ste macchine è lo sterzo. Ed è una rottura di coglioni assurda, perché incomincia a sbandare in una maniera allucinante. Comunque ragazzi, Murri è il suo rettilineo finale. Sta per passare qui nel traguardo e vince Murri. Lego, io voglio vedere la classifica adesso. Fatemela vedere, vi prego, fatemi vedere quanto ho umiliato Murri. Obiettivo sbloccato. Io voglio vedere adesso. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere lasciando un bel mi piace anche per l'umiliazione di Lego. Ecco come lo chiamerò, l'umiliazione di Lego. Bellissimo. Quindi, che dire ragazzi, appunto, vi ringrazio moltissimo per tutti i mi piace che mi lasciate, per tutti i commenti che mi lasciate. Fatemi sapere se avete apprezzato questo video e se volete vedere altri video su Forza 5. Ci vediamo prestissimo e ciao ciao.